Perché a questo punto il falsario è qua. Passiamo alla prima cosa. Intanto io non è che mi invento, la mattina mi alzo e dico che sono 200 milioni. No, abbiamo preso il bilancio di previsione che voi all'Assemblea regionale, caro Presidente, avete fatto, pubblico. Voi fate una previsione di 200 milioni. Poi se ne spendete 146, non capisco perché fate una previsione di 200. Ma questo lo scopriremo. Quindi non me lo sono inventato, è agli atti 200 milioni di previsione. Però lei dice una cosa, iniziamo dagli 11.000. Lei dice che noi abbiamo detto, o si è detto, che avete 27.000 dipendenti in regione. Ci fa il cartello, sono 11.000. Crocetta, ma se è vero quello che dice lui, dove sono finiti i 22.000 forestali, che è vero che prendono uno stipendio per 6 mesi, quindi diciamo che si possono ridurre a 11.000, sono spariti, è riuscito in questa magia, amici, che non ci sono più? No, sono tutti lì e sono stati assunti proprio dai governi cari allo stesso Micichè. Noi abbiamo tentato di ridurre la spesa, il mio governo ha portato a 400 milioni, No, no, che era l'anno, addirittura però. io trovai l'accensione di un Quanto mi mutuo deve per pagare lo restituire? stipendio dei forestali. Lei immagina un mutuo della Cassa dei Depositi e Prestiti, che poi ovviamente non venne dato, Scusi, perché scusi, i mutui si possono stiamo sui dare per gli numeri. stessi investimento. Scusi, stiamo sui numeri. Sì, sono tutti lì. Crocetta Sono dice, tutti lì. Sono lei tutti lì. dice. Vostro da 400 milioni, io li ho portati a Mi 220 scusi, milioni, ma stiamo sono sui numeri. 22 mila. Presidente, mi dia una mano. Voglio stare sui numeri. Siccome dice che sono 11.000, io mi domando, in tutta la regione, dipendenti della regione sono 11.000, mi domando, Ma i no. 24.000 forestali non ci sono più? Assolutamente ci sono i 22.000 forestali perché un po' se ne sono andati in pensione, ovviamente non sono stati I rimpiazzati, 6-7.000 ma ci sono i dipendenti delle precari. partecipate, dove sono? Fanno parte di Ci quegli sono tutti, 11.000? ci sono, ci sono tutti, ci sono tutti. No, non fanno parte gli 11.000, Non fanno assolutamente. parte. Ma anche i dipendenti non sono, no, sono circa 12.000. Perché noi facemmo una legge regionale per i prevenzionamenti che ha permesso un po' di sfoltire questo bacino, ma ci sono anche i 7.000 Ma delle quando. partecipate e sono lì. Ma i famosi precari PIP, IP, non mi ricordo più, dove sono? Gli ex PIP addirittura li stanno stabilizzando, cioè Ma questi rientrano sono sempre in quegli partiti con un 11.000 progetto. perché tutti i numeri che stiamo facendo vanno verso 30.000. No, no, sono 3.000 in più, e lì è stata Qui. addirittura sugli I ex-PIP che io forestali, feci una battaglia i quando PIP, scoprì che ce n'erano, un attimo, ce partecipate. n'erano 75, Sì. c'era gente che era addirittura in carcere, che prendeva e mafiosi, Sì, gente che voglio però, spacciava, in Presidente. carcere prendeva l'assegno. Lo so, lei ha fatto una taglia. La domanda però è questa. Siccome si dice che io dico cose false, 11.000 dipendenti, io conto, 11.000 dice lui, però io non vedo più i forestali, gli operai forestali spariti. Sono circa 10.000, Assolutamente, 11.000, sono nel senso lì. Sì, 22, ma prendendo 6 mesi. part-time, A part-time certo, facciamo la metà, certo. 11.000, quelli delle partecipate 6-7.000, quindi siamo già a Sono lì. 17.000, più ci sono gli ex PIP, gli ex Certo. POP, gli ex PUP, gli ex PAP, altri tre, siamo Ma a ci sono 20.000. anche 18.000 articolisti, Chi sono? 18.000 precari in più ancora Quanti? quelli. Che praticamente grazie a una legge regionale che abbiamo fatto 18.000 sono diventati 3.000 perché 15.000 sono stati trasferiti agli enti locali. Ma chi è Ma che il paga? costo, Chi siccome è gli che enti locali paga? però non hanno la soldi, paga sempre la regione. Allora. Allora è questo, o si prende atto che abbiamo Allora. ereditato Quando uno l'allenatore del sfacelo nord. e cerchiamo di affrontarlo, Allora, oppure le menzogne le diciamo Crocetta. noi, altro che Giletti. Crocetta.